Introduco Nicola Bonazzi. Diciamo, prima di tutto drammaturgo, secondariamente regista, terza cosa effettivamente romanziere, nel senso che ha prodotto finalmente il suo primo romanzo che si chiama Ninna O. Io adesso non vorrei togliere troppo spazio, faccio una domanda che in genere non si fa mai nelle presentazioni di nessuno, però mi ha chiesto lui esplicitamente di farlo 2 minuti fa, quindi ti Spazio. chiedo esplicitamente com'è nato questo libro e già che ci sei se lo introduci. Ma questa cosa è falsa, naturalmente. Cioè no, nel senso che era un pur parler, come si dice. No, però è divertente. Allora, questo piccolo romanzo, che io definisco un romanzo sulle seghe, cioè sull'onanismo, insomma, fondamentalmente. Adesso detta così fa un po' ridere. Però c'è un protagonista che è rimasto allo stato infantile e passa il suo tempo vellicandosi l'affare, come si dice dentro i romanzi. Insomma. In realtà poi non è solo questo, ovviamente, ma dopo magari ci arrivo. Però la cosa nasce perché molti anni fa avevo letto una notizia divertente, cioè che Albano, cioè l'Albano di Albano e Romina, voleva occultare un film che Romina Power aveva fatto prima di conoscere Albano, che era un film un po' sconcio. Allora Albano si era dato da fare per distruggere tutte le copie superstiti di questo film, che credo addirittura fosse un film di un famoso regista di serie Z che si chiama Jess Franco e Sus Franco, che faceva dei filmacci orripilanti e che aveva tratto uno di questi filmacci orripilanti dal Marchese de Sade, dove credo fosse Justine, insomma, comunque rimandava al romanzo Justine di de Sade, forse questo era il titolo, e la protagonista era Romina Power, quindi alla fine degli anni 60 Romina Power aveva fatto questo film, che io peraltro ho visto, credo, nell'unica copia superstite, al Lumière, quando il Lumière, insomma, era un cinema veramente d'essai, ecco, diciamo. E questa è cioè, ho trovato l'idea molto divertente e quindi mi andava di scrivere una storia di un tale che aveva la necessità di occultare tutte le copie superstiti di un film della sua compagna, insomma, di sua moglie. Ecco. E questo poi in sostanza è la trama del romanzo, cioè è la storia di un tale, di un inetto, insomma, fondamentalmente, che nella vita farebbe detective privato, insomma, ma è tutta una parodia, ecco, del romanzo giallo, una parodia perché non amo particolarmente i romanzi gialli. E questo detective privato deve occuparsi della distruzione dell'unica copia superstite del film fatto dalla sua compagna, e il titolo di questo film è Corpi freneticamente dinamici. Ci tengo a dirlo perché anche questo è un titolo che riecheggia il titolo vero di un film porno, insomma, che aveva un titolo simile. Questo è quanto. Però il romanzo non racconta solo questo, diciamo che è narrato in prima persona da questo Willer Maurizi, che è il protagonista, che racconta i suoi casi, cioè tutto quello che deve passare per arrivare alla distruzione dell'unica copia superstite del film. E però è un mezzo matto, ecco, un mattocchio che è rimasto allo stato infantile, quindi attraversa tutte queste sue avventure come se fossero delle avventure favolose, picaresche, eccetera. Poi arriverà a recuperare questa copia, ma insomma, poi alla fine succederà altro, ecco, diciamo. O sono stato esaustivo? Medio, Io in diciamo. realtà ti chiederei di leggere un Sì. pezzettino. Obbedisci? Sì, obbedisco. Cosa vuoi che legga? Partiamo dall'inizio. Dopo te ne chiedo uno, però al momento Va bene, allora, questa sera io avevo anche convocato un attore della mia compagnia per leggere, però gli si è rotta la macchina, quindi non è potuto, non è potuto. Ricapita a Sant'Agata Bolognese, siccome il romanzo ha una patina, come dire, padana, allora ci tenevo che fosse lui, però gli si è rotta la macchina e quindi devo fare da solo, diciamo.
Vi leggo questo inizio, insomma, bene. C'è mia figlia, c'è anche mia figlia, la vera fan della situazione. Lo leggerò anch'io con un'inflessione, insomma, diciamo, padana, va bene? Senza, cioè, sempre, insomma, sia chiaro che non voglio equivocare con cose che mi repellono. Il mondo è una gran confusione. Lo dice sempre mammina, e dice pure che ci sono dei gran peccati e peccatori al mondo, e per questo la confusione, anziché diminuire, aumenta, vacca se aumenta. E io non posso che darle ragione, dato che anche il mio cervello si è fatto scuro come una grotta senza luce da quello schedario ordinato che era, con tutte le parole di tutte le lingue al loro posto e tutto il sapere catalogato lettera per lettera. In quanto che io sapevo un mucchio di cose. E di non saperle più o saperle a tratti mi dispiace così tanto che certe volte vorrei aprirmi la testa e mettercele dentro a forza. Perché ora queste parole vanno e vengono come fanfaluche sperse nell'aria e chiaparle è un gran sforzo, specialmente quelle latine, che invece quando andavo alla scuola e in seguito all'alma mater erano quelle che mi piacevano più di tutte le altre, con le loro terminazioni num e us e os e as, che sembra spagnolo e invece era latino. Alla faccia di quelli che gli piace Zorro e Real Madrid, a me piaceva il latino. E mi piacevano perché erano parole antiche di una lingua morta, come dicono i paraboloni sapientiti, cioè venute da un tempo lontano, quando il mondo era piccolo ancora. E siccome tutti mi dicono te, Willer, c'hai la testa di un bambino, sarà per quello che mi piace il latino, perché era la lingua del mondo bambino. Ci ho trovato un'affinità spirituale, insomma. L'esterina, poi, anche lei dice che il mio cervello è confuso. Ma dice pure che per metterlo a posto non c'è cura migliore che scribacchiare qualche pagina al giorno, così, per passatempo e terapia. Eppure il dottor Cesenatico che m'ha in cura, sì signori, proprio così si chiama, pure il dottor Cesenatico mi ha consigliato di buttare giù il memoriale delle ultime vicende che fanno somigliare la mia vita a un giallo. Così dice, se viene bene, magari ce lo stampano pure. Perché al soldo, come argomentava sempre il Papi, mica ci si può sputare sopra. Perciò state attenti che comincio. Avanti pure allora col racconto del primo insonnio. Questo è l'inizio. Allora, parto un po' dalle cose serie, poi arriviamo a tutto il resto. Domande facili, eh? Domande Sono facili. premurato. Qualche tempo fa sono andato nello studio, Nicola Bonazzi mi ha letto una recensione che gli è stata fatta. Gliel'ho richiesta oggi perché di tutta la recensione a me mi è rimasta in mente questa frase. Una parola che si fa corpo, gag, azione. Come in certi romanzi degli anni 70, ridando con la parodia qualche nuova linfa a un genere ormai stereotipo, quale il poliziesco. Ecco, io adesso non vorrei metterti in difficoltà, ma in realtà sono un bugiardo, nel senso che voglio farlo. Esattamente, secondo te, cosa vuol dire una parola che si fa corpo, gag, azione? Ci hai provato? Hai usato il dialetto per fare questa cosa e ti sto imboccando in questo momento? O come è stato, nel senso, come ti sei approcciato al linguaggio che so che è una cosa a cui tieni molto? No, allora io credo che lì la cosa più interessante sia il fatto che rimanda alla letteratura degli anni 70, insomma, cioè a un certo genere di letteratura, perché questo romanzo aspira alla lingua e alle invenzioni letterarie di Gianni Celapi, che è una persona a me molto cara e di cui ho molto cari i romanzi, in particolare ha un romanzo che è Le avventure di Guizzardi, che è stato poi il romanzo che ha forse la creazione più nota, più famosa di Celapi proprio per la lingua, ecco, per la inventiva linguistica. Anche in quel caso era la storia di questo Guizzardi, il mio si chiama Maurizi, quindi anche lì c'è un omaggio in questa doppia Z, quindi da un Bonazzi. Però vuole essere veramente un omaggio. Anche in quel caso, appunto, c'era un matto che viveva delle avventure che nella sua mente si trasfiguravano come delle avventure favolose. Ecco, insomma,
ed è un po' quello che succede qua. Perché la prima cosa su cui mi interessava lavorare era proprio la lingua. Cioè, prima dicevo che ho un po' di idiosincrasia verso i romanzi gialli, eccetera. Non perché si debba avere idiosincrasia verso i romanzi gialli o noir, eccetera. Diciamo che la si può avere banalmente perché sono entrati di moda e dominano il mercato. Ecco, questo sì. Ma soprattutto perché non c'è nessun tipo di ricerca linguistica e la lingua di questi romanzi è tutta esemplata sul libri che vengono dall'America e che a loro volta invadono il mercato, insomma. E invece credo che sia necessario, che sia importante, insomma, anche tentare di andare oltre quella cosa, quello strano americanese che c'è e che non ci appartiene, insomma, nel senso che comunque c'è anche una tradizione letteraria a cui guardare. Ecco. Il referente immediato per me era quella lingua, quel romanzo di Celati, quell'area che viene insomma, definita padana, che non vuole dire niente, ecco, in sostanza, ma che racconta di personaggi un po' balzani che vivono delle avventure della fantasia, ecco, se vogliamo. Quindi un tipo di letteratura anche che si smarca dal mero naturalismo, dal mero realismo, perché c'è anche altro, ecco. Con Ermanno Cavazzoni qualche tempo fa si parlava del termine favoloso. Qua voi avete presentato morti favolose degli antichi, ecco, il termine favoloso, la parola favoloso ha un'aura intorno a sé molto interessante, molto arcana, misteriosa e che non viene più tanto esplorata. Ecco. C'è una dimensione fantastica che non viene più tanto esplorata e che invece a me interessa molto. Volevo dire altro? No, no. E poi sulla parola che si fa gag, corpo, azione, credo che appunto poi dipenda da questa lingua, che è una lingua anche molto teatrale. Cioè io vengo dal teatro, scrivo soprattutto per il teatro e quindi è inevitabile poi che questa lingua sia anche una lingua teatrale. Io per un po' di anni ho scritto solo dei monologhi, questa è una cosa scritta in prima persona, insomma. Scrivere dei monologhi per il teatro significa comunque scrivere non solo per una persona che sta seduta su una sedia e racconta i famosi monologhi di narrazione, perché sennò sarebbe troppo poco, sarebbe riduttivo e quei monologhi dopo un po' risulterebbero pedanti e dopo 5 minuti annoierebbero le persone che stanno in platea. Quella lingua là, quei testi, insomma, che a loro volta adesso vanno per la maggiore nel teatro italiano, devono essere dei testi che si fanno azione, insomma, essere una lingua viva, una lingua, come dire, che proietta nel cinema mentale degli spettatori un film, ecco, non possono essere solo parole. Credo che questa cosa qua un po' mi sia rimasta attaccata anche nella scrittura di questo romanzo. Quello di cui sono contento è che le persone che l'hanno letto, le poche persone che l'hanno letto, nel senso che l'edizione è un'edizione, non è Mondadori, ecco, è una piccola casa editrice bolognese, però hanno riscontrato che è un romanzo che ha una sua vivacità. E non era così scontato, cioè nel senso che la ricerca che ho tentato di fare a livello linguistico andava nella direzione del pastiche, del pasticcio anche linguistico, cioè ci sono dei termini molto bassi e se vogliamo anche triviali, però ogni tanto ci sono dei termini alti perché il personaggio è uno che è diventato matto per avere studiato troppo e questo l'ha portato all'esaurimento nervoso e quindi gli è rimasto nella testa qualche incrostazione della sua vita di prima, insomma, che quando studiava il latino e studiava delle parole, ogni tanto si va sul vocabolario, prende le parole, le pesca, se le impara a memoria, se le trascrive perché lui vuole sapere tutto, avere tutte le parole
in testa, insomma, ecco. Quindi non era così scontato che poi tutto questo risultasse anche portasse a una lingua che si fa corpo gregazione, insomma, e di questo sono contento. Allora, riguardo al pasticcio, nel senso, molti romanzi gialli o meno, insomma, contemporanei, portano con sé questo vizio, e tra l'altro anche rivendicato. Spesso si parte da un punto A e si arriva a un punto B. Se voi leggete molti interventi, anche di romanzieri, anche bravi, figurarsi, riportano proprio questa cosa, nel senso che a un certo punto bisogna trovare delle azioni che ti portano da una situazione data e ti portano, lo sviluppano, e fino a quando non ti portano a una situazione risolta che poi può essere nuovamente aperta. Ecco, questo spesso in diverse narrazioni rischia di bloccare quello che è lo statuto della narrazione. Si parla di favoloso, di favole o di fantasia. Il senso spesso è in realtà quello di aprire la fantasia, no, non rinchiudersi in uno schema. Quello che succede nel romanzo è che ogni tanto ci sono delle specie di salti, delle sconnessioni, non so come si possono chiamare. Vale a dire, c'è effettivamente una trama che è quella che ha raccontato Nicola poco fa, però ogni tanto c'è qualcosa che non c'entra niente. Faccio un piccolo esempio, non voglio leggere, figurarsi, poi io sono bresciano, il romagnolo non lo so. Emiliano. Chiedo scusa. Inizia la trama, e a un certo punto, il giorno della creazione, Dio aveva probabilmente una certa fame, e per questo ha creato una graticola, la quale era il sole, e in seguito ha creato molti bei salsicciotti, i quali erano gli uomini. Dunque, in origine, le competenze di sole e uomini erano diverse, vale a dire graticola e salsicciotti. E mettiamo che ne ha mangiato qualcuno di sti uomini salsiccia. E Sti dopo. uomini salsicce. Chiedo scusa. E mettiamo che ne ha mangiato qualcuno di sti uomini salsiccia. E dopo ha creato il mare, il quale all'inizio era una bevanda, doveva cioè dissetarlo. E mettiamo che ha bevuto un po' del mare. Poi, sazio, magari ha pensato: ho fatto proprio un bel lavoro. Quasi quasi, invece di mangiare e bevere tutto quel che c'è, tengo il rimanente per riserva. Però ogni tanto la cosa che a me ha fatto piacere è anche la libertà di prendersi questi momenti di pausa, che non creano una narrazione tra virgolette perfetta, nel senso con tutti i suoi dogmi, la ritmicità magari perfetta che può avere un romanzo giallo che tende a far salire la suspense e poi la distrugge. Cerca anche di dialogare. Ecco, la cosa bella che mi è piaciuta è che è come se si possa parlare, quindi con i momenti in cui si stacca all'interno di un dialogo fra due persone e ci si prende anche la pausa per dire qualcos'altro. Adesso voglio che tu commenti questa. Sì, no, è vero, nel senso che allora, i romanzi che cominciano da un punto A e vanno fino a un punto B non li leggo, e quindi non leggendoli non sono neanche in grado poi di riprodurne come dire, le astuzie, ecco, in qualche modo, perché come dicevo prima, quel tipo di letteratura non mi interessa. In questo caso poi è vero che, come dire, così la trama alla larga è una trama che rimanda al giallo, però a un certo punto io non sapevo come farlo finire, cioè, quindi non, il punto B mi mancava, non avevo proprio idea di come potesse finire questa cosa qua. Ed è la ragione per cui ho, come dire, procrastinato questo finale anche prendendomi molta libertà in qualche modo. Ma quella libertà è la libertà veramente, come dici te, di qualcuno che scrive una specie di diario. Però non è particolarmente lucido e non essendo particolarmente lucido non ha la necessità di arrivare al punto B. Ecco, diciamo che l'eccessiva lucidità in letteratura mi sembra a volte un difetto, cioè le narrazioni
troppo perfette o ben confezionate non mi interessano. Perché è bello perdersi, insomma, cioè è bello perdersi dentro le pieghe di un libro, è bello perdersi come ci si perde nel Don Chisciotte, insomma, cioè avendo anche la libertà, volendo, di saltare le parti, cioè uno legge Don Chisciotte e ci sono in mezzo delle novelle che non c'entrano niente, così, che però fanno ricchezza perché sono delle narrazioni interessanti, ti vengono raccontate come se l'autore fosse lì, appunto, come dici te, col piacere di raccontare, anche questo da un certo punto di vista credo che sia una pratica un po' teatrale, insomma, nel senso che per esempio questi narratori che si mettono sulla sedia e raccontano hanno molto a che fare con i cantastorie. Il cantastorie è una figura legata a un rito ancestrale, cioè del raccontatore di storie all'interno del villaggio, della tribù, insomma, di chi si fa carico di raccontare la tradizione di quel villaggio, di quella tribù, insomma. E quindi penso che l'idea di perdersi corrisponda un po' all'idea di chiacchierare tra amici e di fare quattro chiacchiere senza avere la necessità di essere lucidi. Quindi, come dire, fare quattro chiacchiere anche un po' ubriachi, da un certo punto di vista, che sono le chiacchiere migliori perché sono le più divertenti. Veramente è una piaggeria, mi puoi confrontare. Allora, io se qualcuno ha una domanda, un intervento, qualcosa da sbronzo a questo punto da dire, se no io ti chiederei di leggere un altro. Leggi, non vuoi le domande da pubblico. Cosa vuoi che leggo? Ah sì, leggo prima questo pezzo oppure preferisci questo? Guarda, io lascio a te la decisione, Va bene, allora leggo un pezzetto, siccome dicevo prima che questo personaggio a un certo punto della sua vita è andato, si è perso, cioè come dire, è andato in esaurimento nelle cose, quindi ha perso la propria lucidità per aver studiato troppo, quindi anche le persone che studiano troppo, insomma, sono troppo lucide, non sono delle persone degne. E qua il personaggio, cioè Willer Maurizi, fa un'altra di queste digressioni e racconta com'era la sua vita e comincia così, titolo, perché lui in queste digressioni dà proprio i titoli come se facesse un tema, un temino, diciamo, perché è rimasto bimbo. Titolo, La mia vita di prima e il falò dei libri. Svolgimento. Questo fatto dello studio sempre mi ha donato piacere grande. Sin da quando alle scuole elementari la maestra mi interrogò sulle risorse del Giappone e io le dissi mica solo quelle, bensì anche della Cina e dell'Indonesia e della Russia asiatica e in breve di tutta l'Asia nella sua completezza. Infatti mi ero portato avanti perché pure di sapere le risorse dell'Asia mi importava, onde feci gran figurone davanti alla maestra. Ma insieme ai piaceri venivano i guai, datosi che questo mio sapere non andava giù ai comiti puelli, ovvero sia compagnucci. Che infatti un giorno Ugo Menazzi, detto Ugone per via del peso, all'uscita mi spinge in un canto e mi dice: Te sei proprio uno stronzo. E tutti, dai, Ugone, fallo nero. E infatti mi fece nero e dovette venire a prendermi la mamma e avvolgermi in un panno caldo perché tremavo tutto. Ma forse mi confondo con episodi similari delle scuole superiori, dove anche lì sempre ho studiato più del dovuto o più che volessero i miei comiti compagnucci, perché nonostante le belle figure davanti ai professori, tutti mi gridavano: Frumiro, Frumiro. E io non sapevo cosa significasse e sono dovuto andare sul vocabolario a vedere e mi sono detto: bene, ora ne so una in più. E l'hanno anche scritto sui muri del bagno una volta: Maurizio Crumiro, la merda te la tiro. Questa mia predisposizione studiosa la definirei ereditaria, perché anche il papi doveva per professione sapere le cose. Il papi era a sua volta un detective, quello da cui lui ha ereditato questa agenzia privata, insomma. Per professione sapere le cose, mettiamo per esempio con chi amoreggiava la donna di un tale o dove infilava l'arnese il marito di un'altra. Per
Con questa differenza, però, che Papi, il suo sapere, lo convogliava nell'attività investigativa, mentre io non la convogliavo in niente, volevo sapere e basta. E lui era un incallito amatore per circostanze favorevoli e personalità adeguata, mentre io sono sempre stato, come detto, segaiolo in forza dei cattivi rapporti con l'altro sesso. La qualcosa dipende da un episodio della mia gioventù. Quando a scuola mi piaceva un sacco la Francesca Stupazzoni detta Cica, la quale per essa avrei fatto qualunque cosa, anche buttarmi sotto una macchina, se avessi avuto il coraggio. E l'episodio è questo. La Cica interrogata in storia era andata male, malissimo che più male non si può, come suo solito del resto, essendo un gran pezzo di Berta, ma in quanto a cervello non se la passava bene. Così io a mo' di consolazione le dissi, siccome ti amo, ci avrei un sacco di piacere a toccarti le tettine e le chiappette sode e sprofondare il succhiello nel tuo umido interstizio. E volevo consolare lei, ma anche un po' come stesso. Oi oi che ancora mi tuona nelle cervella la sua orrida risata deflagrata con spaventoso dileggio, così che tutti le potessero chiedere cosa c'è Cica, cosa c'è, e lei rispondere il Willer m'ha detto la tal cosa, è matto da legare, e tutti giù a ridere con un'eco infinita nella mia testa. Me lo ricordo, oi oi se me lo ricordo. Questo episodio della Cica il dottor Cesenatico lo ha definito il trauma con la T maiuscola, proprio come vedete scritto. Perché in seguito a ciò le donne le ho lasciate perdere, o forse le donne hanno lasciato perdere il sottoscritto. Infatti la consumazione fisica dell'atto amoroso con annessi e connessi a me fa un poco impressione, come di cosa sporca e proibita, e preferisco la sega che è più agile e disimpegnata, ma so bene che è una deviazione. Infatti ho quasi smesso anche per sopravvenuta donna nella mia vita, ma ogni cosa ha suo tempo. Bravo, un pezzo significativo però. Se qualcuno vuole prendere parola anche in merito al pezzo appena letto. No, prendiamo parola un po'. Bene. Ho preso appunti. E no, Paolo prima nella presentazione si è dimenticato di dire una cosa fondamentale. Perfetto. E oltre che a drammaturgo e romanziere, collabora con l'Università di Bologna, con l'Alma Mater che viene citata anche in questo momento, quindi col Dipartimento di Italianistica che è qui riunito in elementi fondamentali. Cioè. E quindi faccio subito una domanda da ignorante, perché in quanto contemporaneista sono ignorante. E questo libro si chiude con qualcosa che il Severi, il presente, avrà modo di discutere, insomma. Questa citazione da Teofilo Polengo, i filologi adesso qui, perché? Appunto lì così, perché, voglio sapere, insomma. Perché nonostante dalla lettura sembra che tu sia uno scrittore della linea emiliana, insomma, e quindi celati a tutti gli altri, eccetera, in realtà ci sono Polengo e ci fa sentire anche che sei una appartenenza. Sì, volevo un po' smerdarvi. Diciamo. Esatto. Volevi anche un po' noi contemporaneisti far sentire delle merde. E questa era la prima domanda. Come mai, insomma, che cosa c'entra nel tentativo di recuperare tutti i porno della signora in questione? E poi il fatto, l'altra invece è una cosa biografica, torna molto spesso il tema dell'insonnia. Non so se questo c'entri con la tua, adesso sì, con l'attuale condizione, la tua recente paternità, oppure era una cosa già pregressa. No, allora su Polengo, sì, Polengo per due motivi. Allora, il primo è che la sua lingua è una lingua maccheronica, è un pastiche in qualche modo, no? E allora il rimando a Polengo mi sembrava utile per dare una chiave anche interpretativa rispetto a quello che avevo scritto e a quello che era il codice soprattutto linguistico del romanzo, e poi perché è veramente il primo autore importante di questa area padana, perché era mantovano, perché scriveva di matti un po' così, scriveva del basso ventre,
e perché il Baldus è veramente il primo, è un poema, ma è come se fosse il primo, forse l'unico romanzo picaresco della letteratura italiana. Insomma. Quindi, e perché poi è anche un grande romanzo fantastico, tant'è che questa è la conclusione del Baldus, in cui si dice, qua ci ho messo un sacco di fandonie, di cazzate, e perderò tanti denti quante cazzate ho messo in questo libro, insomma, fondamentalmente. Quindi sarà lo scotto che pagherò per aver messo tutte queste bugie nel libro. Sull'insonnia, in realtà no, si parla di insonnio, cioè lui sogna, cioè si parla di sogni e quindi in realtà è uno che dorme e anche quando gli capitano delle cose brutte si addormenta. Come capita ai bambini, per l'appunto, che quando hanno delle emozioni troppo forti, improvvisamente si addormentano. E lui racconta questi sogni che chiama insonni o insonnio al singolare, perché appunto nella lingua emiliano-bolognese si dice l'insonnia, gli ho fatto un insonnio. quindi è uno che dorme parecchio, insomma, o si induce il sonno quando non. C'è qualcosa che lo turba, insomma. E questi sogni, anche queste sono delle digressioni, delle diversioni dalla trama, perché sono sempre stato molto attratto dai sogni, perché sono una vita parallela dove noi mettiamo molto di noi stessi e spesso tendiamo a dimenticarli, invece sono importanti perché sono la vera vita fantastica che noi viviamo. Un'altra cosa che qualcuno mi ha detto. Credo proprio Ermanno Cavazzoni, e questo mi fa di più piacere perché è Ermanno, che è un romanzo molto felliniano. Ovviamente mi fa piacere che sia venuto da Ermanno che ha lavorato con Fellini. Mi fa piacere perché Fellini è stato forse uno degli artisti più visionari del Novecento, cioè che aveva assunto il sogno proprio come emblema della propria creatività. E alcuni di questi sogni sono veri, cioè sono sogni che ho fatto io e che ho trasposto lì. Apparentemente deve essere ubriaco, cioè, Sono i migliori. io ho letto questo libro con la mia ragazza a Bruxelles, quindi tu lo sai, cioè, questo libro che ho letto a Bruxelles. In autobus, in treni, cioè, proprio, abbiamo fatto la nostra abitudine di leggere i romanzi insieme. Era il secondo romanzo che abbiamo letto, quello di poesia, Vergogna. Abbiamo letto pure ci Vergognatevi, un po'. No, volevo cercare di fare una domanda seria, però, sulla cosa del polemico, perché con Dario poi ne parliamo di tanto, della questione del plurilinguismo, il linguismo, non so se mi riuscirà bene di fare questa domanda. Come Maurizio sto parlando, ma questa cosa del Baldus, no, che esce fuori nella prima metà del Cinquecento e che per certi versi preannuncia Rabelais, viene fuori in Italia quando i sogni di una stagione è finito, no? Più o meno sta finendo, cioè quello dell'umanesimo. E allora c'è questa esplosione di divertimento, fantasia, no? Tutto quello che è l'antinorma. C'è Follengo da una parte, che è la linea o perdente o comunque carsica, diciamo così, della letteratura, irregolare, dall'altra parte c'è Bembo, che è il grande canonizzatore, no? Quello che era la linea vincente, ovviamente, istituzionale, diciamo così. Io studio per l'umanesimo, quella cosa pedante che tutta quell'altra linea che non c'è lì ovviamente, però sono un grande ammiratore del Folengo ovviamente, di quella linea del fantastico, dell'avventuroso, del picaresco, del basso corporeo. Mi chiedo se queste due linee possano andare insieme in un qualche modo, o se dobbiamo sempre per forza accontentarci nelle epoche di basso impero, o comunque di sconfitte, come sono quelle del Folengo in un qualche modo, in cui state diverse albe realizzate, poi un tramonto abbastanza netto fino per più di 2 secoli, 3 secoli, e com'è la nostra, evidentemente. Ma le
invasioni barbariche, di arcangelo, di mostro in un certo senso. E, insomma, se dobbiamo sempre accontentarci della fantasia per farci come intrattenimento, per farci ridere, o se in un certo senso qualcosa di innovativo, di rivoluzionario può andare insieme alla fantasia. Cioè, se dobbiamo sempre pensare a, da una parte, pedanteria, umanisti, e dall'altra fantasia come due sponde contrapposte, o se possono andare insieme. Secondo me nel tuo libro ci sono entrambe, non sto dicendo che è rivoluzionario, però è pieno di citazioni, è un libro molto dotto, molto erudito, e che però allo stesso tempo diverte tantissimo. Non so. Cioè, c'è Folengo, ma c'è anche, non so, non vorrei partire, ma c'è anche Poliziano dentro, insomma, c'è una grandissima cultura dentro il tuo libro, no? Io ci ho letto La tabaccaia di Fellini senza sapere che Cavazzone avesse fatto così, ma c'è Svevo, c'è Svevo, no? Ci sono altre citazioni da Dante, non mi ricordo quale capitolo si apre con Dante sicuramente, e più tantissime altre che me l'ho segnato, potrò vedere, insomma. E però è un libro che diverte, finalmente, no? Mentre leggevi prima abbiamo riso. Insomma, queste due cose sono tenute insieme. Non so se sarò all'altezza. Sì, allora, sì, è vero, ci sono queste cose. No, guarda, non lo so, allora. No, in realtà un senso ce l'ha, cioè io per esempio tu hai studiato l'umanesimo e studio l'umanesimo, io ho studiato la linea regolare, gli antipedanti, insomma, perché sono simpatici, perché si oppongono ai pedanti. Quello che penso è che questa linea regolare esiste perché, come dicevate prima, si oppone a una norma. Ed è la sua ragione di esistenza, cioè è una linea eversiva, e il comico in qualche modo è sempre eversivo. Io credo che questa linea regolare, che appunto vede anche in un certo codice, che trova espressione in un certo codice linguistico, vada recuperata proprio in quanto eversione. In questo tempo è versione letteraria, perché c'è un mercato che vive su dei prodotti assolutamente medi. Anche i libri più famosi, quelli che diventano dei best seller, in cui qualcuno ravvisa anche delle qualità, in realtà si conformano a una norma, a una medietà, insomma, linguistica, tematica, e quindi credo che sia importante recuperare l'eversione e l'eversione comica, perché il comico è il linguaggio più eversivo che esista. Naturalmente non il comico in quanto intrattenimento, ma il comico consapevole. Cioè, il comico consapevole delle sue potenzialità eversive. Per esempio, la mia volontà e la mia decisione, la mia ammirazione per questa linea irregolare, che è quella cinquecentesca, ma può essere quella anche ottocentesca, degli Scapigliati, di Dossi, al limite anche di Gadda, adesso un riferimento molto alto, ma nell'immediato la ricerca sul comico, per esempio, che ha fatto Celati nella sua prima maniera, o che continua a fare, per esempio, Cavazzoni, in maniera molto consapevole, o se vuoi, appunto, tutti gli scrittori dell'area padana, ecco, quella linea comica regolare, secondo me, è una linea molto importante, proprio perché, come dire, instilla i germi
disorientamento e del disequilibrio. Il Basso Impero si racconta molto in questo modo, cioè il Basso Impero è sempre un momento triviale, ed ecco perché è esistito Petronio, e insomma auspico che sorga un nuovo Petronio a raccontare questo triviale Basso Impero che stiamo vivendo, insomma. No, peraltro questo, qua c'è un personaggio che si chiama Onfalo, che io ci tengo a dire questa cosa, che quando io l'ho scritto pensavo proprio a Berlusconi, cioè questo Onfalo è una specie di puttaniere, vero, che ha una grande azienda di prodotti legati al sesso, soprattutto al sesso autosufficiente, cioè lui vuole produrre film, DVD, riviste con cui tutti possano masturbare, democraticamente masturbarsi, insomma, e quindi azzerare il cervello, cioè come dire, la masturbazione è il soddisfacimento del bisogno primario, e questo comporta il totale azzeramento delle menti delle persone, come dire, è un discorso un po' al limite, però ecco, penso che più o meno stia succedendo, cioè Berlusconi questo ha fatto, cioè ci ha propinato i programmi con le donnine nude perché così eravamo tutti contenti, andavamo in bagno, ce lo tiravamo, per parlare bassamente, trivialmente, come il romanzo. E questo ha fatto, e ha condotto l'Italia in questo bailamme di totale così, inconsapevolezza morale, soprattutto. Sono andato bene? Io avevo un'ultima domanda e andavo alla ciccia, in effetti, che hai introdotto tu in questo momento, che è il linguaggio riguardo al sesso, riguardo all'apparato sessuale, ma te la faccio non perché io sia morbosamente curioso, quello chiaro, diciamo, però perché in molti libri, molti romanzi contemporanei, cosa succede? Che è una cosa che Cavazzoni dice spesso, cioè quando un autore può essere bravissimo ma mette su pagina una scena di sesso, 9 su 10 questa scena è toppata. Nel senso che non c'è una scena più difficile da scrivere che una scena di sesso. Cavazzoni spiega questa cosa, tra l'altro ai suoi allievi, dicendo perché in effetti non c'è nulla da raccontare, quindi molto spesso la gente ricorre a delle metafore, se voi leggete o a dei giri di parole o a dei giri addirittura nel plot, proprio nella narrazione, se leggete un po' di romanzi ottocenteschi spesso sono questa cosa qua, nelle scene di sesso. Nei romanzi del Novecento succedono tantissime cose da questo punto di vista, c'è l'esplicito, che più esplicito non si può, c'è Celati per esempio usa una bella formula che è montare, come se l'atto sessuale fosse una cosa fra belve, come effettivamente, o un mobile Ikea, che si monta un mobile Ikea. Altri autori, per esempio, per parlare del sesso maschile dicono ventre, quindi tu all'inizio non capisci che cosa sta succedendo nel ventre di quest'uomo, poi cominci a capire che in effetti c'è una sostituzione di termini. Altri insomma adottano altre tecniche. Tu invece, oltre a dire le cose papale, come hai dimostrato anche in forma orale poco fa, in forma raccontando pochi minuti fa, questa cosa del linguaggio un po' la riprendi e ci rigiochi sopra, nel senso che per esempio un'inezia in tutta la narrazione, però forse rende abbastanza l'idea.
A un certo punto tu narri dei sogni o degli insonni di questo protagonista, e spesso nel momento in cui c'è il massimo apice, nel momento in cui le carni si uniscono, il protagonista si sveglia e conclude la sua narrazione dicendo: "Vengo meno". Ecco, questo modo di giocare con come si è vero. Questo modo di giocare con, da una parte con la tematica del sesso, dall'altra parte con la parola e le possibilità che ti dà effettivamente il linguaggio, è una cosa su cui metterei un accento. Dico che fra i libri che Nicola cita a fine libro c'è anche Nabokov su Lolita, che è proprio un autore che fa più o meno. Questa, cioè lui gioca più che col linguaggio, insomma con le immagini. Lolita è, nonostante tutte le narrazioni su Lolita che abbiamo, però Lolita in effetti è un libro poco, molto poco esplicito e molto per immagini, che tende molto a giocare. In qualche modo, seppur in maniera diversa, tu fai una cosa simile. Non solo Lolita, soprattutto in certe parti è comico, questa cosa spesso la dimentichiamo. Allo stesso modo, tu usi il sesso in maniera narrativamente parlando, attraverso il linguaggio del comico, non solo tutto il libro chiaramente improntato sul comico, ma in special modo le scene di sesso. Questo dà effettivamente aiuta, secondo me, quella che è la narrazione. Sì, beh, intanto come dire, le scene di sesso, a parte il sesso autosufficiente, ce n'è a bizzeffe, le uniche scene di sesso sono tra il protagonista e una bambola gonfiabile. Quindi era difficile raccontare questa cosa in maniera scontata, insomma, in qualche modo. E comunque il sesso può essere anche, per ritornare al discorso di prima, molto eversivo, se raccontato in un certo modo. Insomma. Anch'io non so come si raccontino le scene di sesso, e in fin dei conti non mi interessa, cioè mi interessava raccontare di questo tipo che immaginava di vivere delle avventure straordinarie con una bambola di lattice, perché non era in grado di vivere dei rapporti normali con le altre persone. Però la cosa divertente è che in questo viversi queste straordinarie avventure galanti con la bambola gonfiabile, lui usa anche un linguaggio lirico. E lì scaturisce, penso, la cosa divertente. E lì mi sono divertito anche a recuperare dei termini così alti, tipo la rorida magnolia, che sarebbe la fessa, quella cosa lì. E allora questo cortocircuito tra il linguaggio lirico che lui usa per raccontare le cose, che sono delle cose disarmanti, insomma, cioè il sesso con un feticcio, con una bambola gonfiabile, penso che abbia smarcato queste scene dalla lingua scontata con cui spesso si narrano le scene di sesso. Poi è vero che Lolita è molto divertente, cioè Lolita c'è perché è una delle mie letture preferite, insomma, e c'è un pezzo del romanzo dove questo personaggio va in una cosa che si chiama Città Gaudiosa, che è come se fosse Riccione, diciamo, insomma, divertimentificio, e dove ha questa avventura con la bambola gonfiabile, e questo divertimentificio è un po' il paese dei balocchi di Pinocchio, ma è un po' anche un luogo di villeggiatura in cui va Humbert Humbert in Lolita, insomma, no? Porta dietro Lolita in questo grande albergo che si chiama
I pescatori incantati, insomma, e che qua si chiama I bikini dorati. E quindi anche lì c'è l'idea di recuperare in questo pastiche, che è un pastiche anche così di citazioni di letterarie, alte o meno alte, il tentativo di recuperare quei testi, insomma. Cioè il fatto che sia uno zibaldone anche di testi è perché, come dire, perché ritengo eversivo nel panorama attuale, giusto per tornare all'eversione, adesso questo forse è troppo, fare presente che esiste una tradizione, ed esiste una tradizione di testi alti che non siano i romanzetti commerciali o dalla trama scontatamente noir e gialla, che invadono tutte le librerie e che non danno più nessuna sorpresa a nessuno, insomma non so perché la gente continua a leggere. Perché... Sì. Va bene, allora leggo un pezzo del capitolo di questa città gaudiosa. Penso un po'. Quanto durò questa vita non saprei dire, dato che avevo perso la cognizione del tempo. E mi sembrava fosse sempre domenica, per via del non far niente e darmi continuamente ai piaceri. Persino la notte e il giorno erano tutti mescolati, così che non dormivo quasi mai, o dormivo quando ne avevo voglia. Infatti la città gaudiosa è piena di insegne luminose che producono una luce bagliante in ogni momento, onde la notte, per il riposo e la quiete, sembra non esistere. Inoltre dormire mi pareva uno spreco, potendo continuamente sollazzarmi con la sempre disponibile Dolores, che è la bambola gonfiabile. Perché una volta cominciato, più si smetterebbe. Intendo proprio la bellissima pratica amatoria, la quale più la fai, più la faresti, compatibilmente ovvio con la tua prestanza, che varia da persona a persona. E io non faccio per vantarmi, ma in quei giorni ero proprio un carro armato, tanto che la povera Dolores si sarà pure stancata di accomodarsi sotto e secondare il mio piacere. Però, siccome era servizievole e silente, mai protestava e si lasciava titillare con tutto quel che segue. Comunque, per maggiore completezza, ora racconto la mia giornata tipo alla città gaudiosa, la quale era questa. Se fuori c'era il sole, mi recavo con Dolores alla spiaggia, in quanto volevo mescolarmi con i bagnanti mezzi nudi e accalcati per vedere cosa si prova. E quello che si prova è in realtà un gran caldo e sudore e desiderio che venga presto l'inverno a refrigerarti un poco. Ma Dolores, lei no che non sudava, dato che il lattice non suda, altro indizio questo della sua perfezione, proprio come sosteneva l'Onfalo, grande imprenditore del cacchio. La prima volta che andammo in spiaggia successe tuttavia questo fatto spiacevole: che il sottoscritto si è potuto spogliare senza problemi tenendo sotto i mutandoni coprenti le vergogne, mentre Dolores, avendole io acquistato tutti gli abiti tranne la biancheria intima, era sfacciatamente nuda nella sua meravigliosa pelle sintetica. Allora per un po' io sono restato in mutande e lei vestita, ma sembrandomi che patisse un gran caldo, a un certo punto le ho chiesto se soffriva, alla qual domanda ha risposto come suo solito con un silenzio. Onde, molto amorevole, le ho levato tutti gli indumenti, così da farla stare un poco più fresca sotto il soleone bruciante. A questo punto però i bagnanti all'intorno hanno non so come cominciato a guardare, tutti un po' sghignazzanti, qualcuno in vero anche truce dicendo che schifo. Persino quelli che passeggiavano sulla spiaggia si fermavano ad osservare curiosi, vecchi e giovani, donne e uomini, anche mamme coi bambini che scantonavano subito come vedessero il diavolo. Ma l'unica cosa da vedere ero io in mutande con Dolores nuda. E per questa necessità di guardare, i bagnanti erano ancora più accalcati del solito. Volendo perciò sottrarre Dolores alle occhiate ingorre dei passanti più ingrifati, mi sono messo sopra di lei a scopo di coprirla un poco. La qual posizione, tuttavia, non era giovevole a stemperare l'atmosfera di eccessiva curiosità, perché il bandierone ha cominciato a fare le sue solite mattane, ovvero a risvegliarsi e gonfiarsi sfuggendo al mio controllo,
E a un certo punto l'eccitazione era tale che ho dovuto sfilare i mutandoni e inserire il calamo nel calamaio. Nel calamaio di Dolores con gran gaudio, la qualcosa ha scatenato un putiferio di risa sconce e grida isteriche cui in vero non badavo niente, essendo solo intento a stantufare a più non posso e gannire di piacere. Finché qualcuno mi ha battuto sulla spalla. Trattavasi di un carabiniere grifagno con baffi enormi, il quale stava lì con un suo collega pallido mingherlino dicendogli «Questo qui deve essere matto», intendendo, credo, il sottoscritto. Mi sono tirato su e «Scusi», ho detto, «Mi sembra che gli innamorati potreste lasciarli stare». Ma lui non voleva sentire ragioni, ed anzi questa cosa la vieppiù indisposto nei miei confronti, tanto che mi ha preso per il braccio ingiungendomi di seguirlo, mentre il mingherlino sudava e tossicchiava dietro di noi nella sua divisa troppo larga. Il grifagno addirittura voleva che abbandonassi la povera Dolores e io protestavo, «Fossi scemo! Non vede questa gente com'è vorace, se la porterebbe via seduta stante!» Allora lui, sbuffando, ha consentito che anche Dolores venisse con noi. Perciò eravamo io con i miei mutandoni e valigetta in mano, Dolores nudissima, a parte i capelli biondi che le coprivano un poco i seni, e i due carabinieri in divisa d'ordinanza. Che bel quadretto! Ci hanno fatto accomodare nella loro macchina e giù tutta una sequela di improperi nei nostri confronti e declini le generalità, per favore, anche da quale manicomio sei saltato fuori, oppure che lavoro di merda sta dietro ai tipi come te. Così, alto un momento, ho detto, e aprendo la valigetta ho mostrato i soldi chiedendo se ne volevano un po'. Il mingherlino adesso sudava forte, eppure il grifagno sembrava colpito. Ci sono guardati diverse volte, poi il grifagno ha tirato su un mazzetto di banconote e ha detto «Fa che non ti ripeschiamo più», aprendomi la portiera per invitarmi a uscire, cosa che ho fatto prontamente con Dolores sempre a fianco, mentre i due ripartivano sgommando come nei film americani. E in quell'occasione ho capito definitivamente che il soldo nella città gaudiosa ha grandissimi poteri quasi sovrumani. E questo è il pezzo in cui... Si chiama Dolores perché poi Dolores è Lolita, insomma, un ulteriore rimando del romanzo. E poi ne succedono altre, lui ha questa valigetta con i soldi perché gli ha data l'onfalo sopra, eccetera. Andavo bene? Sì, ma guarda, non lo so, in qualche modo sì, se vuoi, cioè non in maniera così consapevole, però è vero che ho scelto che questo personaggio qua restasse in uno stato di infantilismo, perché quello che penso è che viviamo in un'età molto infantile, e viviamo in questa età infantile perché ci hanno costretti a vivere in un'età infantile, cioè siccome siamo sommersi non solo dalla pornografia nel vero senso della parola, ma dalla pornografia in senso lato, che se vuoi è il commercio, tutto ciò che è commerciale, necessità compulsiva di comprare, eccetera, il personaggio che è rimasto allo stato infantile, che si deve, come dire, smarcare a questa età infantile nella quale è immerso, a cui è rimasto, mi serviva per raccontare anche questa cosa qua. E quindi è un personaggio che è rimasto all'età infantile, ma che si trova a vivere in questo mondo assurdo e pirotecnico di avventure erotiche pazzesche, rispetto alle quali non è all'altezza, insomma. E poi alla fine, cioè, per me questo è soprattutto un romanzo di formazione, come dire, adesso dicendo delle cose larghe, però è un tale che, però è un tale che alla fine attraverso questo percorso arriva a emanciparsi a questa età infantile e alla fine a diventare adulto, cioè a capire in realtà che può arrivare a pensare con la propria testa in modo più
adulto, ecco, se vogliamo. Sul romanzo di formazione è calato il gelo, mi rendo conto. Però è Pinocchio, non so come, cioè, anche Pinocchio è un grande, cioè è il mio romanzo di formazione che sia stato scritto, ecco, ed è quella cosa lì, insomma, quindi,